Galatina, ore 10. Metti la quotidianità di un giovedì galatinese. Situazione del traffico, invivibile. Una delle problematiche maggiori la offre il passaggio a livello, perché per motivi di intenso traffico, quando si trova a passare il treno, ci si ritrova incastrati fra le barre. Traffico impazzito da qualunque direzione. Fra le baracche, giornata movimentata anche per l'assessore Alberto Russi, che sta cercando di capire e di risolvere i problemi. Segno dei tempi, religione 2.0. Nel mercato anche la baracca dei testimoni di Geova. Qui si propone la fede. A beneficiare della nuova location sono i commercianti, i quali mi riferiscono che l'afflusso è di gran lunga superiore rispetto alla vecchia sede. Faccia a faccia con il comandante della Polizia Municipale Oretice. Ma la situazione, siccome qui c'è una problematica fra incudine e martello, commercianti contro automobilisti, la situazione stradale può essere migliorata? Per quello che riguarda la viabilità, abbiamo posto in essere tutte le misure che eravamo in grado di porre. Il problema principale che si pone è quello dell'uscita dal centro abitato, perché paradossalmente le ricadute non sono tanto qui nell'area mercatale o fieristica quanto nel centro abitato. L'assenza di grandi vie, di grandi strade di collegamento con il centro abitato dall'esterno, in buona sostanza l'assenza di una tangenziale dal lato nord e quindi dal lato di Lecce, comporta problemi non indifferenti. Che sono risolvibili o che resteranno? Vedremo da giovedì prossimo, previo nulla osta che abbiamo già richiesto alla provincia e al comune di Soleto, stiamo vedendo di apporre della segnaletica idonea sulla rotatoria e sulla ex statale, in modo tale da favorire la deviazione su altre vie, quindi senza impegnare la ex statale, quantomeno per alleggerire il problema in entrata, che pure sta dando delle criticità quanto alla lunghezza delle code. Anche se in realtà oggi non fa molto testo, perché le scuole sono chiuse, per cui il traffico è congestionato maggiormente, credo. Sì, però è meglio a un certo punto poi testare su situazioni stressate come quella di oggi, dove abbiamo il massimo del problema, delle criticità, perché con le scuole chiuse, ma soprattutto trattandosi del Giovedì Santo, insomma, è una delle giornate più interessate all'affluenza. Vediamo di fare il possibile, però c'è anche da considerare la fase di adattamento che necessariamente comporta che la gente comprenda, sappia dove sono le aree di sosta, perché molte volte stiamo vedendo si bloccano, nonostante abbiamo creato il senso unico sul viale di accesso. Per cui siamo in realtà ancora in rodaggio, finché non prenderanno le varie postazioni. Questo tipo di soluzioni comportano che occorra che ci sia una fase di adattamento. Occorreranno 2-3 giovedì perché, ripeto, gli avventori, i cittadini sappiano come muoversi. Noi il possibile lo stiamo facendo, abbiamo anche aumentato la capienza dei parcheggi a oltre 500, consentendo la sosta sui due lati di Via l'Europa, ma il problema, ripeto, la collaborazione da parte. La collaborazione c'è, tutto sommato, i cittadini chiaramente fanno quello che possono, il problema grosso è l'assenza di strade che alleggeriscano i problemi nel centro abitato. Perché abbiamo delle strozzature laddove ci sono i due passaggi a livello. Purtroppo questo tipo di soluzioni le stiamo
chiedendo sia all'amministrazione sia all'ufficio tecnico, e mi rendo conto che non è che dall'oggi al domani si possano creare delle nuove vie, delle nuove strade, però ripeto, la situazione è questa, eravamo obbligati a venire in questa zona perché non avevamo alternative con la cantierizzazione della zona di Viale Ofanto dove stanno realizzando la nuova tangenziale, quindi ripeto, andiamo verso come dire, una situazione di regime e poi vediamo come evolve. Al momento ci aspettavamo delle criticità, magari non così pesanti per quello che riguarda il traffico nel centro abitato, perché sostanzialmente è lì che stiamo avvertendo i disagi maggiori. Va bene, ci sentiremo più avanti. Grazie, buona giornata. Grazie a voi.